Ciao ragazze, eccomi tornata finalmente con un nuovo video dedicato alla casa. Infatti mi trovo a casa nuova, come potete vedere alle mie spalle. Ho iniziato a fare qualche acquisto anche di decorazioni per la casa, quindi oggettini vari. Sono stata alla Maison du Monde, quindi faccio vedere un po' di cose che ho preso. E poi mi sono arrivati un sacco di poster che devo appendere adesso in tutta la casa e non vedo l'ora di vederli appesi, perché sicuramente i poster insieme a tante altre piccole cose d'arredamento fanno davvero tantissimo in una casa, la vanno a cambiare drasticamente. Infatti sulla testata del letto al momento la parete è tutta bianca, abbiamo già messo i chiodini, quindi abbiamo già predisposto come andranno poi appesi i quadri, li devo soltanto appendere e sicuramente cambierà completamente faccia, perché adesso è tutta bianca, poi invece ci saranno i quadri, i poster a fare da a riempire insomma questa parete. Comunque partiamo subito facendovi vedere tutte le cosine che ho acquistato, non sono tantissime, però quelle che ho acquistato da Maison du Monde. Ho preparato sul letto proprio tutte le cose che ho acquistato in queste ultime settimane. Partiamo da, vi faccio vedere giusto velocemente, poi magari vi faccio vedere anche come ho deciso di disporre tutte queste cose che ho preso. Allora, la prima cosa che vi mostro è questa scritta Cuisine, che voglio mettere nello stanzino nel cucino piccolino. Voglio appenderla al muro, mi piace davvero molto. Poi ho preso questa cesta che adoro sia per il colore che per la fantasia, è un grigio chiaro con questi dettagli dorati. Questa si può utilizzare secondo me sia come porta biancheria, ma anche semplicemente ai piedi del divano con all'interno una coperta, fa un sacco di decorazione. Poi da Maison du Monde sempre ho preso due copri cuscini, sempre sul tono del grigio e dell'argento. Questi li ho presi perché ho pensato di mettere lì sul divano, che ci deve ancora arrivare, ne ho prese due. Poi restando sempre a tema Maison du Monde, ho preso questo porta Scottex che adoro, mi piace perché la base è in legno e poi la struttura è in ferro nera. Questo l'ho pagato 12,99 ed è nuova collezione. Poi sempre per la cucina, aiuto sto cadendo, ho preso questo orologio che in realtà si può sia appendere, ma io penso di appoggiarlo nella mensola a giorno che ho in cucina. Ancora non va perché devo mettere la pila, però finché non vengo qua la pila non la metto. Poi ho preso questo contenitore, questo cestino bianco, sempre da Maison du Monde. Questo l'ho trovato nel reparto cucina, però ho intenzione, in realtà l'ho già posizionato sul top del bagno, sulla mensola del bagno, per mettere un po' di prodotti all'interno, per non lasciarli tutti in giro. Poi, aiuto, non ci arrivo, poi ho preso questo barattolo rosa con gli occhietti super dolce e questo ho intenzione di utilizzarlo come portacapsule per la macchina del caffè. E mi piace molto il fatto che anche qua ci sia il tappo in legno, così si abbina agli altri contenitori che ho sempre sulla cucina. C'era anche bianco se vi può interessare. E poi l'ultima cosa che ho preso, in realtà le ultime due cose che ho preso proprio oggi, sono queste due mensole, sempre in effetto legno ma un pochettino più scure rispetto a quelle che avete visto fino adesso. Queste mensole ho intenzione di metterle nello stanzino nel cucino piccolo, dove poi ci sarà anche questa scritta e quindi poter utilizzare per mettere dei contenitori, barattoli, sale, insomma un po' di cose che servono per cucinare. E l'ultima cosa che ho preso da Maison du Monde è questo tavolino, questo cestino, si può utilizzare secondo me in diverse occasioni, l'ho messo sul pavimento per farvi vedere l'effetto come risulta. Mi piace tantissimo sempre perché c'è il bianco abbinato al coperchio in legno chiaro. Questo l'ho pagato 22,99. Ancora non so bene dove metterlo, al momento l'ho messo in bagno per coprire un dettaglio del bagno stesso che non mi piace, che voglio cercare di nascondere, però poi non so se resterà lì. Questo cestino ce l'ho qua già da un po' di settimane e devo dire che mi piace molto, anche se in realtà come vi dicevo prima nasce per la zona cucina, però secondo me è molto bello anche qui. Al momento ho soltanto la pochette con un po' di trucco, che giusto qualcheduno, e poi i dischetti di cotone per struccarmi, però sicuramente quando sarò qua definitivamente metterò tutti i prodotti di skin care che utilizzo mattina e sera. Come vi dicevo, ci sono questi rubinetti per l'acqua, per chiudere l'acqua in bagno, che mi infastidiscono un pochettino, cioè non mi piace che si vedano, e quindi pensavo di mettere davanti questo cestino o comunque qualcosa per andare a coprirli. Secondo me tutto sommato non ci sta
non ci sta male. Se avete consigli su come nascondere questi rubinetti, fatemelo sapere. O se magari secondo voi potrebbe starci bene mettere qualcosa sopra il coperchio, non so, delle candele, okay? Oppure se lasciarlo così. Datemi qualche consiglio perché non sono convinta al 100% di questa soluzione. Adesso invece vi faccio vedere i poster che ho scelto sul sito di disegno. Il primo è questo con l'immagine di New York sull'Empire State Building in bianco e nero. Mi piace tantissimo e ho scelto uno dei formati più grandi, ovviamente con cornice nera. Poi passiamo ai poster che ci sono nello scatolone. Questi che vi faccio vedere adesso sono tutti poster che abbiamo scelto per la testata del letto, quindi che andranno qui, e per questo angolino abbiamo scelto le cornici in rovere, in legno chiaro. Questo è il primo poster, l'iniziale di Ste, poi ovviamente c'è anche la mia, ma non so dov'è. Il poster più grande che sarà al centro di questa composizione è questo. Abbiamo scelto un poster con una scritta motivazionale. Poi voglio cercare di non rovinarli. Ok, non facciamo casini. Poi l'altra iniziale, ovviamente la mia, eccola qui, la G, mi piace un sacco, mi piace tantissimo il font che è stato utilizzato. Mentre ai lati di questa composizione abbiamo deciso di mettere due immagini, quindi la prima è questa, queste foglie di non banano, non so di che pianta siano, però mi piacevano molto. Questo che andrà in orizzontale e questo è la stessa pianta, le stesse foglie, ma in verticale, misura un po' più grande, questo qui. Non vedo l'ora davvero di vederli appesi, perché secondo me ci devono stare davvero tanto tanto bene. Poi abbiamo scelto questo poster gigante con la scritta Coco. Questo penso di appoggiare semplicemente sul mobile dove ci sarà poi la TV, quindi di fronte al divano. Pensiamo di metterlo lì. Proviamo, se ci piace lo lasciamo lì, altrimenti ritroveremo un altro spazio. Qua ho scelto la cornice nera. Poi ce ne sono tre della cucina, però devo spostare questi perché altrimenti non riesco a farvi vedere. E poi ce n'è un altro grandissimo che vi faccio vedere dopo, ma che non ho qui perché è davvero gigante. È 70, 1 metro per 70, quindi è davvero grande, con la scritta Prada che vogliamo mettere in corridoio. Ma quello l'avete visto anche nell'home tour che vi ho girato qualche settimana fa. Se ancora non l'avete visto, ve lo lascio qui nelle schede. Adesso vi faccio vedere, sistemo questi, faccio vedere quelli della cucina. E questi sono quelli che andranno vicino alla cucina, perché anche la zona dove voglio mettere questi la trovavo un po' vuota, un po' spenta, quindi c'era bisogno di qualcosa. Ho pensato, perché non mettere dei bei poster. E anche per la cucina abbiamo scelto le cornici in rovere. E una cosa che mi piace tanto del sito di disegno, appunto, è che c'è la possibilità di avere di scegliere tra tipologie di cornici diverse, quindi non le classiche nere, non le classiche bianche, ma ci sono anche oro rosa, dorate e in legno. Noi abbiamo deciso di stare su questo stile, visto che comunque anche il tavolo della sala da pranzo è in legno chiaro, così come le gambe delle sedie. Abbiamo pensato di mantenere questa linea anche in cucina. Come prima stampa abbiamo scelto questa, abbiamo scelto tutte stampe proprio dedicate alla cucina, alla zona appunto della cucina. E questo è uno dei formati più piccoli che fanno, è 21x30, infatti volendo si può anche appoggiare semplicemente a una mensolina. Poi questo che è piaciuto tantissimo a Ste, non so quanto riuscite a vedere, con la scritta Bon Appetit. E poi quello un pochettino più grande, perché anche questi tre li abbiamo visti su Photoshop, ho segnato un po' tutti i poster che volevo prendere e ho fatto le mie composizioni su Photoshop, così poi da trovare la composizione perfetta. Quindi giocate un po', perché ci ho messo davvero tanto prima di scegliere la composizione giusta. E poi l'ultima stampa che abbiamo scelto è questa con l'ananas, qualcosa di colorato per appunto colorare un po' l'ambiente. A me questi quadri piacciono davvero tantissimo, i poster sono fatti bene, sono rimasta molto contenta la prima volta perché già qualche mese fa ho collaborato con loro, mi avevano mandato i poster che poi ho messo nella cabina armadio, se quel video vi è sfuggito ve lo lascio sempre qui nelle schede, e sono stata super contenta di ricollaborare con loro. Mi hanno omaggiato di questi poster, in realtà due li ho comprati io perché ero proprio presa durante l'ordine, e ne ho presi altri due, questi piccoli per la cucina, per riempire bene quella zona. E devo dire che sono molto contenta, sono sempre rimasta soddisfatta, anche stavolta mi piace tutto, quindi è un sito che mi sento di consigliare, anche perché i poster non costano tanto, sono davvero economici, le cornici potete volendo riutilizzare, ma riprendere poster nuovi e riutilizzare le cornici che avete in casa
volendo, anche seguendo le stagioni, è una cosa che si può fare, visto che appunto i poster sono abbastanza economici. Adesso dobbiamo metterci al lavoro, quindi chiedo aiuto a mio papà perché non è che sia bravissima, e iniziamo ad appendere questi quadri, anche questo, insomma un po' di cosine, c'è un po' di lavoro da fare. È arrivato il momento di andare a posizionare tutti questi poster sopra la testata del letto. Per la camera da letto abbiamo deciso di utilizzare le cornici in legno chiaro, perché così andranno a riprendere le gambe di questo tavolino che abbiamo adibito a comodino, e poi va a riprendere anche questa parte della luce, di questa luce, questa simil bajour applique da comodino, che mi piace un sacco proprio per questo dettaglio in legno chiaro. E poi adoro il fatto che la lampada stessa sia orientabile in questo modo. Il risultato finale, fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Secondo me, rispetto a prima, quando la parete era completamente vuota, ha cambiato tantissimo. Tante volte basta davvero un piccolo accorgimento, una piccola decorazione a parete o comunque in casa per cambiare drasticamente una stanza. Mi piace anche il fatto che sì, ci sono diversi poster, però non è una cosa eccessiva, non è troppo esagerato e non è neanche troppo misero. Secondo me è un giusto compromesso una composizione di questo tipo. E poi un'altra cosa che ho cercato di fare è stata quella di creare una composizione comunque ordinata. Non volevo dei poster che non c'entrassero l'uno con l'altro, quindi ci ho messo un po' di tempo a scegliere le stampe, però alla fine questo risultato mi piace molto, anche perché il font utilizzato in questo poster è lo stesso utilizzato con le iniziali, quindi credo che ci stiano davvero proprio tutti bene insieme. E anche a lato ho voluto mantenere comunque la stessa immagine, lo stesso soggetto, proprio per avere qualcosa di ordinato e non di troppo caotico. E poi anche la scelta delle cornici e il rover secondo me è stata la soluzione migliore, perché dà un po' più di colore alla parete. Adesso si passa alla zona cucina, non vedo l'ora. È passato un altro giorno, alla fine ieri non siamo riusciti a fare tutto quello che dovevamo fare, però vi faccio vedere una modifica che abbiamo apportato nel cucinino. Abbiamo messo le mensole e ho messo anche i quadretti lì, non so se lasciarli lì o se appenderli qui. Questa era la parete famosa che vi dicevo prima. Vorrei mettere proprio contro questa parete i tre poster di disegno per andare ad arricchirla, perché poi con la porta chiusa mi sembra troppo spenta questa parete. Secondo me i poster ci stavano bene, ma devo dire che i poster mi piacciono molto anche sopra queste mensole. Al momento, ecco, li ho messi qui. Mi piace anche perché il colore delle cornici si abbina quasi perfettamente con quello delle mensole. Al momento comunque ho messo giusto qualche decorazione, questo forse non resterà qui. Ho intenzione qui di mettere vasetti per sale, pepe, insomma cose per cucinare, però questi poster qua mi piacciono molto. Secondo voi devo lasciarli qui oppure li porto dove vi ho fatto vedere prima e qui trovo qualcos'altro da mettere? Datemi qualche consiglio. E poi l'altra novità, eccola qua, abbiamo messo la scritta Cuisine. È un pochettino appena leggermente storta, ma si nota non troppo, dai, quindi la lasciamo così. E lì c'è appunto il gas per cucinare. E questi sono stati i lavori che abbiamo ultimato ieri sera, ma che non sono poi riuscita più a riprendere. Adesso probabilmente andiamo ad appendere il quadro gigante in corridoio, perché anche il corridoio è tutto bianco e quindi volevo qualcosa insomma che andasse a, non dico dare un po' di colore perché comunque la stampa è in bianco e nero, ma comunque che andasse a decorare un pochettino il corridoio, proprio perché è total white, ci serve qualcosa per renderlo un po' più originale. Inoltre mi stavo dimenticando che c'è un codice sconto per voi, Desirio mi ha dato il 25% di sconto che potete utilizzare sul loro sito, valido però soltanto 3 giorni dalla pubblicazione del video, all'esclusione delle cornici e di una collezione di cui non ricordo il nome, ve la lascio scritta comunque qua sotto, controllata anche l'info box. Tra l'altro prima è passato Ste e lui preferisce questi poster dove avevamo deciso di metterli, non qui, perché sostiene che qua si vedono poco, quindi probabilmente farò un acquisto di nuovo sul sito e prenderò altri 2 poster, sempre comunque restando a tema cucina, da posizionare qui sempre con queste cornici, perché secondo me invece ci stanno davvero bene.
Finalmente siamo andati ad appendere anche l'ultimo poster, quello più grande, mi piace un sacco, credo che sia proprio la sua posizione perfetta in questa casa. E adesso il corridoio non è più total white, ma c'è anche un po' di black, no, comunque scherzi a parte. Mi piace perché va a dare un po' di personalità al corridoio, e poi questa idea in realtà l'ho copiata dalla casa di Serena van der Boezen in Gossip Girl. All'epoca guardavo Gossip Girl e mi sempre piaciuta la scritta Prada, e quando l'ho vista sul sito di disegno me la sono subito accaparrata. Mi piace davvero tanto come sta, sono davvero troppo contenta. Nulla, spero che questo video vi sia piaciuto, di avervi insomma dato qualche altro spunto. Spero che approfittate del codice sconto, io non ci guadagno nulla, però come vedete basta giusto qualche accorgimento in casa per renderla ancora più carina, più accogliente. Pollice in su se volete continuare a vedere altri video dedicati alla casa. Iscrivetevi al canale per non perdere tutti i miei prossimi video. Vi mando un grandissimo bacione e ci vediamo presto. Ciao!